cinema low cost. La parodia dei telefilm polizieschi americani spopola su YouTube, un esempio di produzione a costo zero di un gruppo di attori cagliaritani. Dica, Piso. No, niente. Come niente? No, è che c'è stato un omicidio. Dice niente. Avete trovato qualcosa? Niente di particolare. Soltanto una traccia di... Due detective americani appena giunti in Sardegna dovranno confrontarsi con un serial killer che trae ispirazione dalle favole, un personaggio che arriva dal passato, due tipi strani accompagnati da un poliziotto locale, prima gregario, poi protagonista. Tante risate in questa parodia dei grandi telefilm statunitensi come CSI Miami o CSI New York. Le indagini sulla scena del crimine arrivano a Cagliari. Sappiamo che il favolista uccide sulla base delle favole, no? Sì. Per esempio, il primo omicidio, il duplice omicidio, è legato alla favola di Hansel e Gretel. Infatti, i due che sono stati uccisi si chiamano Anselmo e Greta. Come se il favolista stesse cercando di vendicare i cattivi delle favole. Oh, Piso, ma tu sei un genio! Fanculo, vieni fuori dalla macchina! Vieni fuori, vieni fuori! Aia! Vieni fuori! Oh, guarda che sono poliziotto io! Mari contro la macchina! Che c'è, Pirri? Ti credi meglio di me, eh? Stay con, Job! Perquisiscilo, Blue! Questo qui non mi convince per niente! Hai dei sospetti, Job? Mi sembra un po' troppo informato sulle favole. Per quanto ne so io, potrebbe essere lui il favolista. Oh, guarda che io stavo leggendo il rapporto. Il personaggio si chiama Angelo Pisu e diciamo che... è l'assistente del... è poliziotto anche lui, naturalmente, anche se magari qualcuno ha dei dubbi, ed è il collaboratore del commissario. E quindi lui per la prima volta vede questi due americani che arrivano da Miami e diciamo che deve dare una mano a questi due. Lui è fatto così, gli vengono naturali, non si rende neanche conto di quanto è intelligente, diciamo. Accidenti, devo cercare subito Job. E la birra, la finisci? Dannazione, non ho mai sprecato una birra in vita mia e non inizierò proprio adesso. Insomma, ci siamo impressionati per questi agenti sempre seriosi di queste serie americane. Allora, insomma, tra una sigaretta e l'altra abbiamo iniziato a fare questi due agenti stupidi e ci siamo resi conto che potevamo fare una roba a episodi abbastanza velocemente. Magari in maniera un po' più seria, volevamo operare insomma con qualche strumento un po' più dignitoso piuttosto che la telecamerina domestica. E da lì insomma è nata questa cosa, ci siamo detti perché non rifacciamo veramente qualcosa alla CSI, visto che abbiamo questi due personaggi. Però l'ambiente a Cagliari, cerchiamo di fare qualcosa di ironico, di divertente, si spera, poi. Cosa ti hanno fatto, Anselmo? Non può più sentirla adesso. Oh, ma come? Non è possibile! Come non è possibile? Guarda! Il mio fratellino, ma chi è stato a fargli questo? Non abbiamo ancora elementi sufficienti, signorina. Ma le prometto che io personalmente ce la metterò tutta. Tutta. E allora cosa aspettate? Cosa aspettate? Cosa aspettate? Perché state qui con le mani in mano? Cosa aspettate? Si calmi, signorina, si calmi! Ah! Keep calm, Job! I'm trying. Come si chiama, signorina? Il mio nome è Greta. Tutte e due, sia Blow che Job, vengono trasferiti in Sardegna per uno scambio culturale. E qui la loro seriosità si trasforma in qualcos'altro, soprattutto la seriosità del mio personaggio. Che si ritrova a fare i conti con persone che sono un po', diciamo, alla me ne frego qui in Italia e qui in Sardegna. Ci interessava spostare questo format, diciamo, chiamiamolo così, tra virgolette, all'interno della Sardegna, di quello che siamo noi, e quindi vedere come un americano si comporterebbe in Sardegna e quindi vedere quali sono i problemi che si creano di conseguenza. Attori non professionisti, tantissime comparse, tutti hanno lavorato e lavoreranno gratis, una produzione in cui le spese sono ridotte all'osso grazie anche alla tecnologia digitale. Motore. Oh! Oh! Ma quanto tempo è così? Almeno 2 ore.
Ce l'hai l'attesa? Diciamo che noi più che low cost, quindi a basso budget, siamo no cost, cioè cerchiamo di fare le cose con meno soldi possibile. E quindi da questo nascono problemi, ma nasce, almeno in questa occasione, è nata la possibilità di collaborare con tantissime persone. Io utilizzo una 550D, che è una normalissima camera a portata di tutti, e insomma, tramite strumenti alla portata di tutti cerchiamo di ricreare un cinema e una serie televisiva. Per esempio il Chuck l'ha realizzato mio padre con due pezzi di legno, ha messo una cerniera, ci siamo fatti il Chuck. Insomma, si opera con mezzi a basso costo o senza costo, anche perché noi non abbiamo nessun budget per produrre e i pochi soldi che occorrono li mettiamo noi. CSI Cagliari viene diffuso tramite YouTube in poco tempo. I primi episodi pubblicati hanno fatto registrare migliaia di click. Sicuramente c'è largo spazio lì, soprattutto per chi non ha possibilità di essere già conosciuto da prima, allora può conquistarsi una piccola fetta di pubblico facendo questo tipo di operazioni. Gatta, il commissario ha chiesto di te.